Ma niente, intanto gli faccio i complimenti. Io l'ho avuto 2 anni fa nella prima della Minolef e poi quando ero subentrato in Serie B con la prima squadra, le ultime 10 partite, avevo giocato la prima partita come titolare con la Juve Stabia facendo subito gol, anche se l'esordio lui l'aveva fatto a Livorno con un altro tecnico, il mister Salvioni, e anche lì aveva fatto gol. L'anno scorso con me, con la prima squadra, senza rigori, essendo 93, ha fatto 12 gol senza calciare i rigori, uno più bello dell'altro in tutte le maniere, con un repertorio molto vasto. Quindi sono contento per lui perché è giusto merito, un ragazzo che ha grande volontà di crescere mese per mese, di migliorarsi e comunque delle grandi capacità. Mi ricordo che l'anno della primavera, così io conoscendo Mister Evani, che era l'under 19, gli avevo un po' telefonato dicendo che comunque c'era un ragazzo che stava facendo bene di provarlo, e rimasero un po' tutti entusiasti subito. Mi ricordo la prima convocazione, che tornammo da una partita primavera contro l'Udinese dove lui aveva fatto gol, si tolse la tutta la binocchia al casello di Mestre, si mise con la nazionale e iniziò lì dopo. È stato bravo lui, perché se lo merita.